Il principe Ferry e Meghan Markle potrebbero presto subire forti pressioni per giustificare l'enorme somma pagata loro. Secondo un esperto reale, il principe Ferry e Meghan Markle sono stati avvertiti che potrebbero perdere il loro contratto pluriennale da 100 milioni di dollari con Netflix se non iniziano a produrre beni per il colosso dello streaming. Nel 2020, il duca e la duchessa di Sussex hanno firmato un contratto eccezionale con Netflix quando si sono allontanati come membri attivi della famiglia reale. Il loro unico grande successo con Netflix in tre anni è stata la serie di documentari in sei parti e, sebbene abbiano ricevuto un enorme contraccolpo dopo essersi lamentati della vita da reali, è stato un enorme successo globale per la piattaforma di streaming. La società della coppia Archival Productions si è assicurata i diritti del romanzo bestseller del New York Times incontrami al lago e lavorerà con Netflix per dare vita al progetto in un film. Ma l'esperto della famiglia reale, Richard Fitzwilliams Williams, ha dichiarato al Daily Express US: Non c'è dubbio che i Sussex non se la passino particolarmente bene. Stanno a galla in questo momento. C'è la possibilità che Ferry possa pubblicare un altro libro, ma sper, con quelle interviste, li ha tagliati fuori dalla famiglia reale ed è perfettamente ovvio il perché. L'intera faccenda si è rivelata una pessima idea. C'è questo sullo sfondo, ma quando The Crown avrà finito, Netflix potrebbe trovarli più sacrificabili. Finirà a dicembre, ma ci sono punti interrogativi, poiché non hanno fornito alcun indizio reale su ciò che intendono fare in futuro. Finora non hanno fatto nulla di vero successo, a parte il documentario di 6 ore Ferry e Megan, che molti hanno trovato ipocrita perché erano ossessionati dalla privacy anche se secondo quanto riferito adatteranno il romanzo romantico Incontrami al lago. Quindi, a seconda del successo che avranno, potrebbero perdere il contratto.